Preghiamo, Padre. La tua parola è sì e amen. E tutto ciò che hai promesso di fare tu lo farai. A noi sta la responsabilità di accostarci sempre di più al tuo trono. Dacci fame per la tua presenza, sete per la tua presenza. E fa che ogni cuore qui presente questa mattina possa attingere da una fonte diversa da quella che è stato negli ultimi anni della conoscenza della verità. Signore, noi sappiamo che se facciamo quelle cose che abbiamo sempre fatto saremo lì dove siamo sempre stati, vogliamo ricordarcelo pure, non dimenticarlo, perché tu hai cose straordinarie, strabilianti preparati per la tua Chiesa e noi ci crediamo e vogliamo sempre di più accostarci al tuo trono. Amen. Amen. La settimana scorsa, se vi ricordate, abbiamo dichiarato che noi siamo che cosa? Noi siamo? Quella è l'ultima cosa. Ma siamo che cosa? All'inizio abbiamo detto? Ok, stirpe eletta, regale sacerdozio. Ok, è un popolo acquistato per Dio, per fare che cosa? Per proclamare le lodi di colui che ci ha chiamati. Meraviglioso. Alleluia. Ci ha chiamato e ci ha trasferiti dal regno delle tenebre al regno della sua mirabile luce. Per i quanti sono presenti, circa 5 anni fa ho fatto un insegnamento qui che riguardava un passo di scrittura, che apriamo le scritture in Giovanni capitolo 14 versetto 6, è un passo di scrittura che tutti dovremmo conoscere a memoria, ma io credo che questa sia anche una fase. Sono tre fasi, tre step, se li vogliamo chiamare così, per accostarci al Signore. Avevo detto la settimana scorsa che la Bibbia ci dà solo un capitolo riguardo i 10 comandamenti, ma ci dà quanti capitoli riguardo il tabernacolo? 50. Uno che riguarda le leggi morali, ok? E 50 che riguardano il tabernacolo. Per quale motivo? Per quale motivo il Signore ha voluto enfatizzare così tanto nei minimi dettagli? Infatti aveva detto a Mosè: voglio che tu costruisca un tabernacolo esattamente e non deviare, edificalo esattamente, costruiscilo esattamente nei minimi dettagli per come io ti comando. Perché tutta questa precisione, questa esattezza era necessaria? Era necessaria perché nel tempo il popolo doveva capire esattamente qual è la struttura con il quale Dio lavora per manifestare la sua gloria. Il tempio, il tabernacolo di Mosè, era il luogo dove scendeva la presenza di Dio, la nuvola della presenza di Dio, e si posava sul propiziatorio. Però voglio sottolineare alcune cose
prima di partire, prima di iniziare, perché noi dobbiamo capire la grandezza di Dio e l'importanza che Dio ci ha dato, o ci ha fatto conoscere, del tabernacolo e delle attività in questo tabernacolo. Per molti sembrerebbero delle informazioni, ma io vi dico che ci sono delle verità che scopriremo nei prossimi insegnamenti che faremo. Ma avete idea di quanti, ascoltatemi, di quanto grande era il popolo di Dio? Si stima intorno a 3 milioni di persone, quindi era come la città di Roma che si spostava nel deserto. 3 milioni di persone. Consideriamo un'altra cosa. Avete mai considerato che questa gente doveva mangiare? Quando sono usciti dall'Egitto, sono usciti con che cosa? Sì, le ricchezze, ma sono usciti anche con il loro bestiame. Chi si ricorda? Sono usciti con tutto il loro bestiame. Dagli da bere nel deserto. Sì, noi ringraziamo Dio, l'acqua che scorre dalla roccia, e Dio provvede per i suoi. E gloria a Dio per questo. Ma Dio assicurava anche dei buoi, degli agnelli, delle pecore, le capre, montoni e quanti altri animali che viaggiavano insieme al popolo di Dio. Trova acqua per tutti questi in mezzo al deserto. Ci avete mai riflettuto a questo? E mentre leggevo e studiavo un po' questa cosa, ho detto: ma Signore, è certo che c'era bisogno di più acqua forse per il bestiame, e vi dico il perché: perché si stima, ascoltatemi, si stima che i sacrifici quotidiani nel tabernacolo, vi ricordate quante persone lavoravano nel tabernacolo? Ve l'ho detto la settimana scorsa. Quanti erano, vi ricordate? 22.000 leviti e sacerdoti lavoravano nel tabernacolo. Il tabernacolo era, avevamo detto, 50 metri, il cortile era 50 metri di lunghezza e 25 metri di larghezza, e ci lavoravano ovviamente non tutti una volta, ma sacrifici venivano fatti 24 ore al giorno. E degli studiosi della scrittura, studenti, studiosi della parola, stimano da 20 a 30 tir di animali al giorno venivano sacrificati al Signore. Ti fa girare la testa. Ma perché tutto quel sangue? Questa è una domanda che fareste. Ne maledi. Ma è come se noi in qualche modo fossimo convinti che Dio si compiace dello spargimento di sangue. Ma il peccato stesso sparge il sangue. La violenza dell'uomo sparge sangue. E poi non parliamo di quello che stiamo vedendo per adesso. Spargimento di sangue. E per questo Gesù è venuto, per dare, per versare o spargere il proprio sangue per la violenza che il peccato ha compiuto nella vita delle creature di Dio. E noi magari consideriamo questo aspetto dei sacrifici come se fosse qualcosa di strano. Ma quanti di noi ringraziamo Dio che non viviamo nell'Antico Testamento? Hai scelto il tempo migliore per la mia vita. Non so che se credi la stessa cosa. Ma io ringrazio Dio che non sono nato 2500 anni fa. Alleluia. Siamo nati nel tempo migliore della storia.
dove questi insegnamenti erano solo, queste realtà erano solo un'ombra delle cose a venire. E poi noi sappiamo che Gesù è venuto come l'ultimo agnello sacrificato per l'umanità. Per questo è chiamato l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E Gesù ha fatto tutto questo perché ci ha amati. Ritorniamo al tabernacolo. Questo tabernacolo, questi offrivano tutti questi animali continuamente al Signore. E dentro questo cortile c'era una tenda che era 15 metri, era su per giù come questo locale, 15 metri di lunghezza. Ascoltatemi, noi abbiamo creduto che Gesù ha finito l'opera, siamo convinti di questo. C'è qualcosa da aggiungere alla sua opera? No. Però tutto quello che Gesù ha compiuto è rappresentato in questo tabernacolo. E lo capiremo strada facendo. Ma quest'oggi desidero soffermarmi soltanto in alcuni punti che riguardano il Tempio, o il tabernacolo, scusate, che poi è stato chiamato Tempio perché ne hanno costruito diversi nel tempo, ma il tabernacolo stesso, il tabernacolo di Mosè, quello che hanno costruito lì, è stato messo nel deserto, proprio in mezzo al popolo di Dio, e si stima che al centro ci fosse il tabernacolo e poi il popolo si allargava 18 chilometri di distanza, di circonferenza, dicevo, o lontano, dal centro si distaccava, distanziava di 18 chilometri. Immagina tu, per quelli che vivevano proprio nel perimetro, lungo il perimetro, per arrivare al tabernacolo dovevano fare 18 chilometri. E se commettevano qualche errore, perché nell'Antico Testamento se tu commettevi un peccato dovevi andare al tabernacolo e lì dovevi fare devi portare il tuo animale per offrirlo al Signore come pagamento per i tuoi errori. E questo è solo un esempio. E infatti tutto l'Antico, quanti di voi avete letto il Pentateuco, cioè i primi cinque libri della Bibbia, non vi annoiate? Sai perché ti annoi? Perché già hai conosciuto Gesù. Gesù ha provveduto un patto migliore. Ma immagina vivere sotto quelle condizioni. Ma grazie a Dio che oggi con questa nostra libertà, non può essere, questa libertà che noi oggi godiamo non è un motivo, non è, ascoltatemi, non è un motivo per fare quello che vogliamo. Dio è sempre Dio, Egli non cambia, Egli non muta, è lo stesso modo per come Lui ci ha insegnato come entrare alla sua presenza, è la stessa cosa oggi, l'unica differenza è che entrando nel cortile non dobbiamo offrire un animale. E poi c'era li tratteremo dopo, ma c'era l'altare del sacrificio di bronzo dove venivano sacrificati gli animali, poi si passava al lavabo dove si dovevano, tutti i sacerdoti e leviti dovevano lavarsi mani e piedi, perché non potevi entrare nel luogo santo, non potevi entrare lì dentro se eri sporco. Quindi vedete, tutto è simbolico. Oggi ha un significato, c'è un simbolismo in tutto questo che leggiamo del tabernacolo. E forse qualcuno si sta chiedendo, ma perché stiamo facendo questo percorso? Ti stai chiedendo perché stiamo facendo questo percorso?
Vi ricordate all'inizio qual era il titolo del primo messaggio di questa serie? Eh? All'ombra delle sue ali. Dobbiamo raggiungere l'ombra o rifugiarci all'ombra delle sue ali. Alleluia. E c'è un percorso per arrivare lì. Oggi diremmo non c'è un percorso perché Gesù, quando è morto, la cortina è stata squarciata da cima a fondo, adesso abbiamo libertà di entrare. Quanti noi ringraziamo Dio. Ok, qual è la differenza tra loro e noi? Nell'Antico Testamento, nella storia, e il modo per come Dio aveva insegnato Mosè, era di avere un sommo sacerdote che annualmente entrava nel luogo santissimo. E là per offrire un sacrificio perfetto per la remissione dei peccati del popolo di Israele, una volta l'anno. E dentro la tenda ci entravano soltanto i sacerdoti. I leviti erano quelli che lavoravano lì dentro, portavano acqua, pulivano. Quando c'era da smontare e assemblare nuovamente questo tabernacolo, erano tutti i leviti, erano responsabili per il trasporto di questo tabernacolo. E quando la nuvola della gloria di Dio cominciava a spostarsi, loro dovevano immediatamente smontare questo tabernacolo, seguire la tromba, e c'era, Dio aveva dato disposizione di come trasportare questo tabernacolo. E tutti questi leviti e questi sacerdoti avevano un modo per trasportare tutti gli utensili, tutto ciò che veniva usato, ok, tutto l'apparato, diciamo, di questo tabernacolo. Appena la nuvola si fermava altrove, immediatamente, appena si fermava, la prima cosa che facevano, stabilivano il centro e lì sotto quella nuvola costruivano, mettevano il tabernacolo. Avete mai sentito parlare della festa dei tabernacoli? La festa delle tende? Quando le persone vivevano, tutte queste persone vivevano nel deserto, abitavano in tende. E queste tende personali erano le case della gente, dovevano essere subito smontate e dovevano accodarsi alla nuvola che viaggiava. E loro seguivano la nuvola, appena si fermava, ok. Io sono della tribù di Zebulon, io sono della tribù di Giuda, e si posizionavano, venivano posizionati perché Dio aveva dato anche ordine per come marciare nel deserto. Posizionati in una certa maniera, la porta e l'entrata doveva essere sempre verso l'est. La porta, l'entrata doveva essere sempre verso l'est. Per quale motivo? Perché doveva dare speranza al popolo che Gesù un giorno ritornerà. Dall'est, la scrittura dice, apparirà. Tutto ha un significato. E questi significati, più mi sono addentrato in questa, più c'è da parlare, e più c'è da raccontare, tante cose da dire, addirittura anche nella copertura. E riflettevo a questa copertura del tabernacolo. Cose straordinarie. C'era, Dio aveva in mente un certo tipo di rivestimento. Questo dovevano usare certe tele, dovevano usare un certo tipo di legno per costruirlo. E io mi fermo solo su questo perché poi non vogliamo fare tanto percorso, lo continueremo la prossima settimana. La prima
o interna c'erano 10 tende blu che rappresenta il celestiale, quella più interna della copertura della tenda del convegno, cioè dove c'era il luogo santo e il luogo santissimo, c'era una copertura, e la prima cosa che vedevano i sacerdoti quando entravano erano queste tende di colore blu e di colore viola. Viola rappresenta regalità. È come se la cosa prima, dovevano ricordarsi che loro erano di un regale sacerdozio. E poi, perché blu rappresenta anche lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo era presente in quello che loro facevano. Alleluia. Poi la seconda, 11 tende di pelo, di capra. Capra. La prima erano queste tende di colore blu e di colore viola. Poi c'era un'altra copertura, questa era la seconda copertura. Questa seconda copertura era pelo di capra, che parla della capra perché è docile, è sottomessa. La terza, delle pelli degli arieti o montone, si tingeva di rosso e poi si posava come terza copertura. Quindi la prima regalità, quella più vicina, più intima al Signore, è riconoscere che cosa? Che siamo regali, abbiamo un regale, siamo un regale sacerdozio per il nostro Dio. Dobbiamo pure ricordarci che Dio stesso ha mandato il Suo Spirito Santo vive dentro di noi. E questa è anche la nostra copertura quando noi siamo alla presenza di Dio. E siccome noi viviamo alla presenza di Dio, quanti di voi credete che il Signore vive dentro tutti noi? Noi andiamo alla ricerca di un posto dove? Non sapete voi che il regno di Dio è dentro di voi? Questa è parola di Dio, vive dentro di noi, dentro di me c'è un tempio o un tabernacolo, esattamente come lo ha designato Dio stesso. E la scrittura ce lo dice, non sapete voi che voi siete il tempio dello Spirito Santo? Lo Spirito Santo dimora dentro di noi. E questa era un'immagine di quello che sarebbe avvenuto anni dopo. Quindi la seconda parla di sottomissione, umiltà, mansuetudine. La terza parla del montone che si tingeva di rosso. Vi ricordate il sacrificio? Quando veniva il montone veniva mandato nel deserto per cadere nel precipizio. Questo per portare lontano da Israele i peccati del popolo. E il quarto, questo mi ha molto molto interessato. Il quarto era quella di fuori. Il quarto era verso l'esterno delle pelli del tasso. Sapete che cos'è il tasso? Quell'animale è il tasso, ok? Ho dovuto studiare questo, ho detto, ma che c'entra? In inglese si chiama honey badger. Honey badger significa, è un tasso chiamato il tasso del miele, tradotto in italiano. Interessante, il tasso del miele. Ma avete mai visto un tasso no, non l'avete visto. Avete mai visto su un programma? Hanno determinato, la scienza ha determinato che è il mammifero più pericoloso e più terribile al mondo. Per quale motivo? Io ho visto un tasso che si trovava davanti a tre leoni e li aggrediva. Vi leggo, lo voglio leggere così non perdiamo niente. Il mammifero più aggressivo del mondo non è la tigre, il leone o chissà quale altro predatore, ma il tasso del miele.
un animaletto piccolo, tozzo e dal corpo allungato, simile in tutto per tutto alla puzzola, come la si rappresenta nei cartoni animati e nei fumetti. Davvero, può essere questo il mammifero più aggressivo di tutti? La pubblicazione del Scientific American ha attribuito al tasso del miele il primato di animale più temibile al mondo. Io mi sono chiesto, ma signore, questo animale, ora capiremo perché. Ma com'è possibile che questo piccolo tasso, dall'aspetto simpatico, sia così temuto? Beh, qualche ragione, a dirla tutta, c'è. Ascoltate. È immune al veleno di serpenti. Interessante. E altri rettili temutissimi, come i cobra, si lascia mordere senza paura. Che quadro, eh? È passato il momento di temporaneo stordimento, attacca di nuovo. Non si ferma. Attacca di nuovo, uccide e mangia serpenti di tutte le taglie. La copertura della tenda di convegno, la copertura. Devo leggere quest'altra, aspetta, ora ritorno. Questa pelle era così, come dice, spessa, era così spessa che nemmeno i leoni possono penetrarla con il loro. È incredibile. Ho detto, signore, ma come mai usi il tasso, questa pelle? Si lascia mordere dai serpenti. Un momento di stordimento e va di nuovo all'attacco. Immagina se il popolo di Dio fosse così. Muzzica una volta. Lontano, lungi da me. E chi è mai stato morso da un ragno? Quando ho incontrato Lidia, lei mi ha detto la prima volta, dice non temo niente eccetto un ragno. E un giorno mentre mi trovavo in macchina, ho visto questa cosa, come mi trovavo sotto un albero, ho visto questa cosa che... ed era un ragno così. Mi sa, guarda che bello, l'ho ammazzato, poi l'ho preso e l'ho portato a casa e ho fatto un regalino. Amore, ho qualcosa per te. Le è venuto il panico all'istante. Comincia a piangere, lei lo sa, e mi ha detto che sono terribile. Alleluia. Ma sapete che prima di sposarci ho fatto un sogno, che lei era vestita in un abito da sposa bianco. E io la guardavo, lei veniva verso di me, però guarda dietro di me e dice: ah, là c'è un ragno sul muro. E mi ha detto di ucciderlo. Ho detto: no, questo lo ucciderai tu. Alleluia. Fratelli, dobbiamo imparare ad affrontare ogni nemico. Dobbiamo avere veramente la pelle del tasso. Gloria a Dio. Sappiamo di essere il regale, sto per concludere, sappiamo di essere rivestiti
della regalità, sappiamo che siamo rivestiti dello Spirito Santo, riempiti dello Spirito Santo e siamo coperti del celestiale. Sappiamo che il sacrificio è stato fatto. Gesù ha pagato per ogni nostro peccato. Ci siamo umiliati e Gesù ha pagato il nostro prezzo e ci ha restaurati alla presenza di Dio. Adesso possiamo rientrare alla presenza di Dio. Ma contro il maligno, l'ultima, dobbiamo essere, e sto per finire, non solo, ci sono moltissimi video e testimonianze di tassi del miele che reggono il confronto con gruppi di leoni, di iene e di svariati altri animali decisamente più grossi e potenti. Questo perché la pelle del tasso è particolarmente spessa e succede che anche i morsi più forti non la scalfiscono nemmeno. Per quale motivo la Chiesa ha una pelle così sottile che facilmente le offese riescono a scalfire il popolo di Dio? Ma la vera copertura, quando si è alla presenza di Dio, il Signore ti fa crescere la pelle del tasso, ti copre. E quando il serpente viene per morderti, esattamente come è successo all'apostolo Paolo, che cosa fa? Che cosa fa? Su scudola. Fratelli, sì, finisce la pandemia, perché ho saputo che c'è la possibilità che se ritorniamo alla normalità tra un mese, che ne so, 4-5 settimane, è vero? Abbiamo sentito questa cosa. E poi mettiamo tutti i seggi, come, faremo grande festa quel giorno. Lidia ha detto che dobbiamo mettere un bidone fuori e bruciare tutte le mascherine. Facciamo una festa. Gloria a Dio. Ma dobbiamo essere resilient. Dobbiamo essere resilienti davanti alle difficoltà della vita. Ma se scappiamo ogni momento, ogni situazione, ce ne usciremo dalla presenza di Dio. Per stare alla presenza di Dio dobbiamo sapere che la sua protezione è su di noi, sulla nostra vita. Sappiate che c'è la pelle di tasso che ci copre. Siamo protetti all'ombra. Come siamo protetti? All'ombra delle sue ali. Dove sono queste? Poi ne parleremo. Che cosa sono? Dove sono queste ali? Sapete dove scendere al nuvola del Signore? Scende dove? Sul propiziatorio. Vi ricordate? Che cosa c'è sul propiziatorio? È tutto un pezzo di oro. C'erano due cherubini con le ali distese che si toccavano. E il Signore dice: entrate, mettetevi all'ombra delle mie ali. E là troverete il mio rifugio, perché io sono là. E chiudo con questo. Veniamo al Signore e parliamo e raccontiamo al Signore dei nostri fallimenti del passato. Ho sbagliato qui, ho sbagliato lì. Ma il Signore dice: non so di che cosa stai parlando, perché il mio nome non è Io Ero. E perché quando vieni a parlarmi, mi parli del futuro e delle preoccupazioni del tuo futuro? Ma per quale motivo? Sappi pure che il mio nome non è Io Sarò. Il mio nome è Io Sono. Nel momento Io Sono. Tu ti preoccupi di ieri
e ti preoccupi di domani, non sai come riconciliare il tuo passato con il tuo futuro, non sai come trattarlo, non sai cosa fare, ma io ti posso assicurare che l'Io Sono domani sarà ancora l'Io Sono, e dopodomani sarà ancora l'Io Sono, e il giorno dopo sarà ancora l'Io Sono, e 10 anni da oggi egli sarà ancora Io Sono, perché egli è il Dio del momento. Alziamoci in piedi. Abbiamo bisogno di pelle di tasso. Alleluia, coperti, coperti, coperti. Alleluia, alla sua presenza troviamo rifugio. Alla sua presenza troviamo protezione, troviamo pace. È stato detto quest'oggi, è il Dio della pace, è il Dio della tranquillità, della gioia, del benessere. Alleluia, ti toglie ogni paura di affrontare qualsiasi situazione nella vita, te la toglie la paura, perché hai riposo in Lui, sei riposato nelle sue braccia. Per quale motivo ancora il popolo di Dio ha paura di rischiare? Padre meraviglioso, il tuo popolo vuole, desidera dimorare all'ombra delle tue ali. Aiutaci a raggiungere quel luogo di intimità alla tua presenza. Signore, grazie. Grazie perché tu ci aiuterai tutti, perché anche in questo luogo non sono queste quattro mura che fa la tua casa, ma è ciascun membro di questo corpo che fa la tua dimora. Signore, abbiamo detto la settimana scorsa, ognuno di noi porta un pezzo di cielo. Un pezzo di cielo, quando ci incontriamo, un pezzo di cielo ci raggiunge. Signore, nell'insieme vediamo la manifestazione della tua gloria. Signore, anche di come tu hai miracolato Filippo. E noi ti ringraziamo, Signore, perché non solo lui, ma tanti altri tu hai miracolato. E noi vogliamo sempre essere grati e riconoscenti per quello che tu fai, ma dacci la forza, Signore, di capire esattamente che nessuno e nulla, niente, può scalfire coloro che hanno la pelle di tasso, cioè che sono sotto la tua copertura. Signore, facci scoprire dove e come dimorare alla tua presenza per essere costantemente protetti. Grazie Padre. Signore, benedici il tuo popolo, l'Eterno vi benedica e vi custodisca. L'Eterno faccia risplendere il suo volto su di voi e vi dia pace. Fratelli, pace sia a voi. Amen.